Sabato, sole, saldi. Il mix è perfetto per la giornata d'inizio degli sconti sulle vendite delle collezioni primavera-estate 2021. Il risultato è che le vie del centro cittadino di Pescara, già da questa mattina, si sono riempite di gente al passeggio, desiderosa di tornare alla normalità, complici la zona bianca che ha fatto crollare le barriere castiganti delle mascherine all'aperto e la voglia di libertà dopo il lungo periodo di chiusure e restrizioni legate all'emergenza sanitaria da Covid. Sono queste, dunque, le voci del primo giorno di saldi. Cosa acquisterà? Non lo so, non ne ho idea. Costumi. E comprerà altro? Penso di sì. Sicuramente un vestitino, vestiti, qualcosa per il mare sicuramente. Beh, mia moglie, come io non ho comprato niente. Qualche costume, non necessariamente in saldo purtroppo, e cose da mare insomma. Ma lei non comprerà niente, perché comprano solo le donne? No, anche gli uomini, però di meno. E se troviamo, sì, ma senza saldi, è uguale. Ho aspettato oggi proprio per prenderli. Si è tolta qualche sfizio? Che non ho tolto, magari nei momenti di chiusura ho aspettato adesso per toglierli. Da quanto tempo aspetta? Chi? Tua moglie? Ah, da tanto. Penso che ne avrà ancora per un bel po'. E lei non comprerà niente per sé? Ma, oddio, io ho già dato prima, sinceramente. Però dai, qualcosina se mai riesco a trovare. Ho preso 4 capi. Scontati da 300 a 200 euro. Abbiamo un po' bisogno di ritornare alla vita normale, tra virgolette, quindi perché no? Quindi sicuramente acquisteremo qualcosa. C'è voglia di tutto, c'è voglia, solo questo. Magari uno non deve prendere niente, però già il fatto di poter entrare e stare tranquilli già fa tantissimo. Ricominciamo a vivere. Hai in mente un budget? Si è fissata un importo massimo? No, sinceramente no, anche perché abbiamo speso davvero poco, quindi aiutiamo anche i commercianti, quindi credo che sia giusto così. Quindi non abbiamo un budget, senza budget. Una maglietta. I saldi sono convenienti? Più o meno. Adesso mi regolerò un po' guardando un po' i vestiti, quello che mi piacerà. No, un budget, non ho fissato un budget. In realtà no, perché comunque diciamo che se uno trova delle occasioni non avendo speso l'anno scorso, magari spendiamo qualcosa in più quest'anno. Primo giorno di saldi, qual è l'umore della clientela? Come entrano? Contenti? Vogliono acquistare? Che aria si respira in questo primo giorno di saldi? Ma è l'aria del primo giorno dei saldi, per cui è un sabato movimento. Contrariamente ai sabati precedenti, dove giustamente la gente sceglieva il mare piuttosto che i negozi, devo dire fino adesso molto bene. Speriamo di continuare a lavorare tutta la giornata. Sta andando abbastanza bene, primo giorno di saldi, la gente è un pochettino più entusiasta e speriamo bene che si continui insomma così. Beh, direi che sta andando piuttosto bene, c'è movimento, c'è voglia di acquistare. Tanto è vero che stiamo anche vendendo articoli non in sconto, ma c'è anche allegria nell'aria, cosa che si era un po' persa ultimamente in questo periodo. Confidiamo anche in questi mesi di saldo per rilanciarci, sperando di non chiudere più e tornare dalla prossima stagione invernale a fare quello che facevamo prima, comprare, vendere e pagare. Io vengo dalla Germania, e c'è con mia figlia, quella diventa matta per i saldi. Aspettando qualcuno che esca dal negozio? Esatto. Sì. Immaginiamo una donna? Esatto, mia moglie. Quanto tempo, quali sono i tempi di attesa previsti? Tanti, è lunga. Ma questa è solo la prima tappa del percorso? No, ce ne saranno altre. Bocca al lupo allora. Grazie mille.